E torniamo invece adesso a parlare della questione dei circa 50 lavoratori interinali di Molise Acque rimasti senza contratto. Il Partito Comunista dei Lavoratori chiede la immediata stabilizzazione degli stessi per evitare inutili procedimenti giuridici. Ma andiamo a vedere. Vertenza Molise Acque, ma i dipendenti sono tutelati? In che maniera? Allora, a nostro avviso la proposta della UIL l'abbiamo definita un accordo truffa, nel senso che non tutela i lavoratori. Perché non li tutela? C'è una legge che stabilì il cosiddetto decreto dignità, che in pratica nel caso di specie ha previsto che c'è una trasformazione dei contratti a termine in contratti a tempo determinato. Quindi questa trasformazione avviene per legge. Per cui noi chiediamo che Molise Acque prenda semplicemente atto di questa situazione e siccome questi lavoratori, a detta della stessa azienda, servono, chiediamo che vengano definitivamente stabilizzati. In caso contrario, che cosa succederà? Che dovranno comunque stabilizzarli perché la trasformazione è già operante per legge, con la differenza che sarà il giudice del lavoro a doverla stabilire. E con la conseguenza negativa che questa stabilizzazione avverrebbe con enormi esborsi ingiustificati ed altrimenti evitabili, perché bisogna pagare gli indennizi per abuso di precariato, perché la legge prevede che oltre al fatto che il giudice riconosce la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, prevede anche degli indennizi che vanno da 2,5 a 12 mensilità per ogni lavoratore, e quindi qua parliamo di circa 45 lavoratori. Allora noi diciamo, se alla fine la stabilizzazione si deve fare per legge, non è meglio farla senza tutti questi costi, ai quali tra l'altro si aggiungerebbero anche i costi per le spese legali. Le risorse penso che ci servano per gestire meglio le acque del Molise, non per fare, diciamo, queste operazioni che scontentano tutti, scontentano la collettività, scontentano i lavoratori e soprattutto poniamo una questione: basta col precariato, perché le persone, i giovani, i pari di famiglia non possono vivere senza avere la certezza di un lavoro stabile. Visto dall'esterno si ha l'impressione che i dipendenti di Molise Acque sono dei nemici della società. Invece no, i dipendenti di Molise Acque sono dei lavoratori che per tanti anni hanno garantito un ottimo servizio e quindi oltre a beneficiarne la collettività per il servizio che questi svolgono, ne beneficia la società in generale, perché ricordiamoci sempre, come ho detto prima, che eliminare il precariato è uno dei compiti fondamentali della pubblica amministrazione come dei padroni delle aziende private.